Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho finalmente riordinato l'armadietto in cui tengo tutto lo skincare e insieme alle confezioni vuote dei miei prodotti preferiti ho riesumato anche alcuni prodotti che mi hanno fatto chiedere spontaneamente perché. E quindi sulla scia di questo ho deciso di fare un video in cui darvi qualche spunto su prodotti utili da acquistare, ma anche per evitarvi qualche acquisto inutile. E quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, andiamo subito a vedere quali sono questi prodotti. E partiamo dalle creme mani perché sono il prodotto che io cerco sempre, ma che faccio fatica a trovare. Perché io ho sempre utilizzato la crema mani Fissan, quella in confezione blu, ma che da più di un anno non vedo più da nessuna parte nei supermercati e quindi ormai penso non la producano più. E da quando non vendono più quella crema lì, io sono un po' in crisi perché non riesco a trovarne una altrettanto buona. E quindi negli anni ne ho provate diverse, non sono ancora riuscita a trovare quella perfetta, ma sono riuscita a trovare alcune che sono buone. Tra queste c'è la crema mani Blistex che idrata parecchio, ma unge un po' troppo e quindi la metto la sera prima di andare a dormire. Ma non di giorno perché poi non si asciuga quasi mai e quindi poi unge tutto quello che tocchi. Una seconda crema è quella di Prep, crema mani concentrata, che dovrebbe idratare le mani screpolate, ma che non riacquisterò più perché non fa quello che promette. E quindi è un acquisto un po' così, nel senso che si poteva anche evitare, però tutto sommato non è stata così cattiva. Poi una crema che invece sembra un pochino più di qualità è questa qua di CeraVe, ma se riuscissi a trovare una migliore penso che non ricomprerei questa, ma fino a quando non ne trovo una davvero buona ricomprerò questa perché non unge, idrata bene e secondo me se la si usa con più continuità e più volte durante il giorno poi aiuta a risolvere il problema di mani secche. Dopo le creme mani passiamo invece alle creme per il viso e in questo caso ne ho diverse di cui parlarvi. Allora, la primissima, che è anche la mia preferita, è questa qua, l'SVR di Sebaclair ed è una crema perfetta per chi ha la pelle mista come me perché regola la secrezione di sebo e la rende un pochino più opaca ma senza seccarla troppo. Come invece succede con Eucerin, che è un trattamento e quindi va usato con più moderazione e magari la sera prima di andare a dormire un paio di volte alla settimana, perché questo è un trattamento ottimo, ma se usato come crema poi tende a seccare un po' troppo. Una crema buona invece per idratare la pelle mista, e sappiamo che una crema idratante per pelli miste è davvero difficile da trovare. E quindi io che ho trovato questa qua di Bioniche non me ne separerò mai più perché è davvero leggera, ma idrata e la mattina la pelle è molto luminosa. Altre creme per il viso sono questa qua di Bioderma, il Sebium Global, che è un'ottima crema ed è per me un'alternativa all'SVR Sebaclair. Perché se devo scegliere tra le due preferisco l'altra, ma sappiamo che ogni tanto va bene alternare le creme e quindi come alternativa uso questa qua. Per quanto riguarda invece le creme non adatte per le pelli miste, è sicuramente questa qua di Caudalie, la Vino Perfect, che è una crema illuminante ed ha una texture davvero morbida e un profumo davvero delicato. Io l'ho finita tutta, ma l'ho usata come crema la sera e durante l'autunno, quando c'era un po' il periodo in cui c'era tantissimo vento, tantissima pioggia e quindi la pelle aveva bisogno di un po' di idratazione in più, però è una crema che soffoca un po', quindi dopo un po' che la usi, la pelle ne risente e quindi non la consiglio per pelli miste. Per quanto riguarda invece il fondotinta, vi posso consigliare questo qua di Eva Claire ed è un fondotinta che uniforma davvero tantissimo la pelle e copre tantissimo le imperfezioni, quindi di nuovo perfetta per la pelle mista con imperfezioni. Per quanto riguarda invece la crema per gli occhi, ho fatto un pochino più errori perché ho acquistato questa crema qui di La Vera
ed è una crema illuminante con aggiunta di perle. Non so cosa mi è venuto in mente quando l'ho acquistata, però il risultato non è sicuramente quello che mi aspettavo, perché non idrata, sembra più un illuminante e non una crema per gli occhi, quindi un acquisto totalmente inutile. Infatti non l'ho nemmeno finita. Due creme che invece mi sono stupita che non mi fossero andate bene sono queste qua. La prima è Physiolive di Avène e la seconda è Pixi Retinol Eye Cream. Probabilmente il problema è il retinolo e la caffeina, e per questo la pelle intorno agli occhi mi si è irritata parecchio e ci ho messo un po' a curarla. La crema che invece va bene per il contorno occhi delicato come il mio è sicuramente questa qua di Vichy ed è la Mineral 89. È una crema davvero idratante, molto delicata e si asciuga in fretta, ma lascia gli occhi molto illuminati. Per quanto riguarda invece il burro cacao, ne ho due che amo tantissimo. Il primo è il Proxera di Bioniche e il secondo è il Bioderma. Il Bioderma lo amo davvero tantissimo perché poi ha il profumo di ciliegia e quindi è molto leggerissimo, ma allo stesso tempo idratante, perfetto per il giorno. Bioniche invece profuma di karité e jojoba ed è molto più pesante, però allo stesso tempo anche più idratante, quindi lo uso la sera prima di andare a dormire perché idrata davvero tantissimo le labbra e le cura. Se parliamo invece di sieri e altre cosine per il viso, c'è questo qua Probiotic by Doctor's Formula ed è un siero che ho ricevuto con la box di Habibi, che però non è niente di speciale, nel senso che è un buon siero, però se lo devo paragonare a quelli di The Original, preferisco gli altri perché il rapporto qualità-prezzo è migliore. E quindi, siccome questo non dà niente di più rispetto a quelli, preferisco gli altri. Poi, invece, un siero buonissimo e che crea abbastanza dipendenza è questo qua di Barò ed è un siero illuminante che amo tantissimo e che ricomprerò sicuramente adesso perché sta arrivando la primavera ed è perfetto per questa stagione. Un'altra cosa perfetta per la primavera e quindi per il periodo di passaggio in cui c'è tantissimo vento, la pelle si secca di più, è questo qua, è il Mood Masking ed è una maschera leave-on, quindi si può lasciare su anche tutto il giorno, si può utilizzare anche al posto della crema ed è perfetta perché ha anche un po' di protezione UV. Poi, se dobbiamo parlare ancora di prodotti per la primavera, vi posso consigliare questo tonico, il Vaux Rose Petal ed è un toner tipo gelatina, però un profumo buonissimo e sa di rosa ed è davvero delicato, davvero idratante. Poi un altro prodotto che amo tantissimo e ve lo consiglio per la primavera è questo siero qua di Chantoise con l'aggiunta di vitamina C e acido ialuronico che illumina davvero tantissimo e tiene la pelle molto idratata ed è perfetto anche per chi ha la pelle mista come me. Poi comunque chi ha la pelle mista lo sa che indipendente dal prodotto che usi a un certo punto il sebo è troppo e quindi bisogna fare qualcosa. Io per rimediare uso le salviette opacizzanti di Kiko e queste le trovo davvero perfette perché hanno anche l'aggiunta di tè verde che è un po' antibatterico, quindi perfetto per questa tipologia di pelle. Un altro prodotto per il viso che però è un no assoluto è questo qua di Bioderma e mi sono trovata malissimo perché l'ho acquistato per avere un prodotto da sostituire al fondotinta per quando vado al mare e che abbia comunque una buona protezione per proteggermi dai raggi UV, ma è stata una delusione perché oltre a macchiare tutto quello che toccavo non dà assolutamente quell'effetto di pelle opacizzata e quindi la pelle diventa davvero unta e si soffoca anche un po' e quindi purtroppo mi trovo a dire no a un prodotto di Bioderma che è una marca che invece amo tantissimo. Per quanto riguarda invece i prodotti per togliere il trucco, togliere tutto quanto dal viso, mi piace tantissimo questo qua dei Provenzali
ed è un latte detergente biologico con l'aggiunta di argan e acido ialuronico e lo trovo davvero perfetto per togliere il trucco perché non lascia assolutamente residui e idrata anche la pelle. Per gli occhi invece uso questo qua di L'Oreal ed è uno struccante per il trucco waterproof, ma io lo uso anche per il trucco normale perché è perfetto, non irrita la pelle, la lascia idratata ed è l'unico, davvero l'unico che ricompro da ormai ho dimenticato quanti anni perché è l'unico che non mi irrita la pelle. Poi passando a trattamenti per il viso invece c'è questa maschera qua, la HQ, e qui mi trovo a dire no, perché è una maschera peel off che dovrebbe togliere le impurità, ma invece toglie anche tutta l'idratazione dal viso, quindi lascia poi quella sensazione di pelle che tira e molto molto spenta e secca. Tra l'altro ha un odore davvero fortissimo, quindi è quasi insopportabile da tenere su, quindi per me questo è un no. Un prodotto che non ho finito ma che voglio consigliarvi perché prima che lo finisca passerà un anno, sono questi dischetti di Nip Fab esfolianti e sono davvero magiche perché aiutano a esfoliare tantissimo il viso e a togliere tutte le imperfezioni. Io lo uso 2 volte alla settimana e a volte quando la sera ho quella sensazione di avere qualche brufoletto che sta per spuntare, le uso e la mattina dopo non c'è più niente. E questo è dovuto all'acido glicolico che c'è dentro. Ottimo prodotto, ve lo consiglio davvero e il rapporto qualità-prezzo è il migliore. Poi invece passando a prodotti per i capelli, ho 2 no. Il primo è questo qua di L'Oreal Stilista ed è una crema che dovrebbe darti quella sensazione di appena uscita dal parrucchiere. Io l'ho comprata da utilizzare prima di asciugare i capelli e non fa assolutamente quello che promette e quindi per me è stato uno spreco di soldi, anche se è costato poco. È un prodotto che non vi consiglio di acquistare. Un altro prodotto che mi ha lasciato un po' perplessa perché è di una marca che comunque ha una buona reputazione è il Phytolage, che avevo preso come olio secco per proteggere i capelli in estate e promette di lasciarli setosi e morbidi e invece su di me ha avuto un effetto proprio opposto e quindi i capelli erano davvero secchi e molto molto unti, sembravano quasi sporchi e quindi è un prodotto che non ricomprerò e che non ho neanche finito. Per quanto riguarda il corpo invece ho questo qua, l'Ambre Solaire di Garnier, ed è un prodotto che mi è piaciuto un sacco e che sicuramente ricomprerò perché non lascia la pelle unta e protegge bene dai raggi UV. Ovviamente è una protezione bassa, quindi è perfetto per le ore in cui il sole non è troppo intenso e quando la pelle è già un po' abbronzata. Un'ultimissima cosa che vi voglio far vedere è questa crema qua che mi è stata regalata e che ho amato tantissimo perché ha un profumo davvero buonissimo e intenso e lascia la pelle molto idratata, quindi è stata una bella scoperta per me e quindi è sicuramente un prodotto da riacquistare. Mi manca una sola cosa, che è questo prodotto qui ed è l'unico profumo che uso, il Flower Bomb di Victor & Rolf. Lo uso ormai da diversi anni ma è il mio preferito perché oltre ad essere buonissimo è anche l'unico che riesco a sopportare perché tutti gli altri mi danno mal di testa o nausea e quindi questo per me è il miglior profumo in assoluto. Detto questo, ho esaurito tutti i prodotti da farvi vedere, spero davvero di avervi dato qualche spunto utile per prodotti da acquistare ma anche da evitare. Se anche voi conoscete dei prodotti che è meglio evitare, fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché in questo modo magari mi risparmio anch'io qualche soldino. Detto questo, come sempre, vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!